Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti al quarto incontro organizzato da Lucca Futura. Stasera parleremo di giustizia sociale nel cambiamento tecnologico con i nostri ospiti. Io sono felicissima di presentarvi i nostri ospiti stasera perché abbiamo con noi Fabrizio Barca. Siamo veramente onorati, parlo a nome di Lucca Futura, per averlo con noi. Fabrizio Barca lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni, è il fondatore e il coordinatore del Forum Diseguaglianze e Diversità, ha ricoperto numerosi incarichi pubblici, lo ricordiamo, è stato anche ministro per la coesione territoriale nel governo Monti dal 2011 al 2013, è stato advisor della Commissione Europea, docente universitario, autore di numerose pubblicazioni. Quindi grazie davvero per essere con noi stasera. Con noi abbiamo anche Stefano Giovacchini, imprenditore lucchese e docente di design nell'economia circolare presso la School of Sustainability di Bologna. Dunque, grazie per essere qui. Dunque, abbiamo visto come la pandemia ha accelerato il processo di trasformazione digitale anche nel nostro paese. Lo abbiamo visto in tutti i settori, nel lavoro pubblico e privato. Abbiamo visto come lo smart working o il lavoro da remoto è diventato uno strumento necessario. Nei consumi e nel commercio abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dell'e-commerce e dei servizi di e-banking. E direi in generale nei servizi pubblici abbiamo visto come l'impiego di app e la digitalizzazione si sono resi assolutamente indispensabili. Dunque, quali i risvolti in termini di giustizia sociale? Ossia, tutti hanno avuto ed hanno uguali possibilità di accesso al digitale? C'è reale consapevolezza collettiva del ruolo e del modo in cui funzionano gli algoritmi di apprendimento automatico che stanno dietro gli strumenti della tecnologia dell'informazione? In sostanza, il cambiamento tecnologico è giusto o è ingiusto? Rende tutti più ricchi o solo alcuni? Ho visto che si è collegato e ci ha raggiunto anche il nostro sindaco. Lo ringrazio tantissimo per essere qui stasera a nome di Lucca Futura, anche per fare gli onori di casa, visto l'importanza dell'ospite Fabrizio Barca. Quindi lascerei la parola al nostro sindaco, grazie. Grazie a lei e un saluto cordialissimo a tutti coloro che sono collegati con noi, a Fabrizio Barca, Giovacchini. E il mio saluto è un saluto che tenta di scendere un po' più nelle tematiche che lei ha introdotto, perché non penso che sia possibile chiederci se il cambiamento tecnologico è giusto o ingiusto. Ci sono delle cose che avvengono, il cambiamento tecnologico ormai per il dimensionamento che ha è un fatto che ritengo sia parte della nostra vita, ma sia parte della nostra vita a livello universale, anche perché io ricordo bene quando all'inizio degli anni 2000 si parlava della globalizzazione. La globalizzazione 20 anni dopo è un fatto, se non compiuto, almeno su larga scala affermato, e non credo che questi processi siano processi che possano essere invertiti. Tra l'altro la tematica della tecnologia
rende anche conto di certe debolezze dell'intero sistema. È di questi giorni un tentativo di hackeraggio riuscito, se non vado errato, verso grandi depositi di informazioni a livello appunto informatico, e quindi questo deve essere per noi ulteriore motivo di riflessione. Chiaro che quando si utilizzano nuovi strumenti, quando si utilizzano nuove possibilità, si creano delle forti disparità. La mia generazione, nella fattispecie, io in particolare, non è probabilmente ancora abituata all'uso degli strumenti ultimi che si hanno a disposizione. Abbiamo fatto anzi fatica, io personalmente faccio fatica ad adeguarmi ai nuovi modi, alle nuove caratteristiche. Pertanto, come me, ce ne sono moltissime altre di persone che rischiano di rimanere ai margini di un circuito produttivo che ormai si serve largamente delle nuove tecnologie. Rimanere ai margini significa molto spesso essere esclusi dal circuito del lavoro o semplicemente avere lavori di risulta che poi sono meno retribuiti di altri, oppure si tratta di lavori appunto marginali che tante volte danno luogo a condizioni, l'abbiamo visto anche nell'uso di manodopera nelle campagne eccetera, danno luogo a lavori semischiavistici. Mi esprimo così perché non credo di essere molto distante dalla verità. Dobbiamo forse renderci conto che a fronte di cambiamenti così rapidi abbiamo bisogno di un'educazione permanente. Abbiamo bisogno di una società che sia capace e in grado prima di tutto di educare in modo primario, facendo in maniera che l'abbandono della scuola, che l'abbandono del ciclo di studi effettivo che si ha di fronte, che si deve avere di fronte, sia compiuto nella maniera più regolare, quindi che non ci siano esclusioni dall'educazione scolastica, così come l'abbiamo intesa anche a livello costituzionale, e questo è un richiamo che mi sento di fare in ogni caso. Ma successivamente dobbiamo renderci conto che probabilmente in mezzo ai grandi cambiamenti che si susseguono, si può dire quasi quotidianamente, abbiamo bisogno di un'educazione permanente come strumento per adeguare costantemente i nostri livelli di conoscenza, per renderci cioè capaci di conoscere il mondo, di interpretare il mondo e di inserirci nel mondo in tutti i momenti della nostra vita. Quindi questo è il risultato che mi sento oggi di introdurre anche come tema della nostra conversazione, affinché non vi siano quelle disparità che non vogliamo, affinché vi sia quella uguale dignità delle persone che abbiamo scritto nei nostri principi fondativi e che vogliamo costantemente perseguire. Ecco, tutto questo è argomento di largo dibattito, ci sono delle tematiche che potremmo affrontare qui stasera. Come si fa a spiegare a chi ha lavorato duramente tutta la vita attraverso l'uso delle proprie mani, della propria energia fisica, che ci sono dei canali come quelli che conosciamo, attraverso i quali chi è noto per qualche ragione, per aver compiuto qualche strana diavoleria, diventa immediatamente circuitato di risorse che lo rendono, non dico ricco, ma che almeno danno delle possibilità che attualmente sono per la maggior parte delle persone inusitate. Così come dobbiamo renderci conto che le cose cambiano a livello della moneta. I famosi bitcoin, certe monete virtuali, insomma, chi si trova a poter speculare su quelle, evidentemente si trova in circuiti che sono preclusi a chi non conosce queste realtà, cioè a chi ha confidato costantemente sulla propria attività, sul proprio lavoro per un guadagno o una remunerazione, così come l'abbiamo concepita per decenni, forse per qualche tempo in più. Le tematiche pertanto sono tematiche significative, importanti, che dovrebbero entrare nel dibattito di oggi, perché gli schemi interpretativi della nostra società non possono più essere quelli di 30 anni fa. Anche quando abbiamo immaginato criteri di giustizia sociale, quando abbiamo pensato a come attuarli, dobbiamo renderci conto che quegli schemi interpretativi devono essere
attualizzati, debbono essere riferiti alla comprensione dell'oggi. Perché? Perché semplicemente il mondo ha fatto passi avanti a tutti i livelli. Anche pertanto quei criteri di giustizia sociale che in passato erano riferibili a determinati contesti, oggi quegli schemi devono essere riferiti ad altri contesti. Lo sforzo interpretativo è necessario. Mi dispiace molto che tante volte il mondo della intellettualità, cioè il mondo degli intellettuali, che è stato così significativo in passato per aiutarci nel percorso, aiutare anche la politica nel percorso di adeguamento delle sue caratteristiche, dei suoi modelli, dei suoi interventi, sia oggi piuttosto defilato. Il dibattito tante volte è un dibattito molto sterile, che avviene su dei principi che hanno poca prospettiva, e hanno poca prospettiva perché hanno poca conoscenza, perché non sono suffragati da una base conoscitiva reale, molto forte, molto precisa, molto definita. Ecco, non voglio rubare altro tempo a chi può dire più di me in tal senso, mi sentivo di dare queste indicazioni, non so se possono essere utili anche per la discussione di stasera. Intanto vi saluto ancora e vi ringrazio davvero cordialmente. Grazie, grazie mille a lei per l'intervento, per essere qui stasera, e grazie anche sì per aver sottolineato la necessità di alimentare un dibattito nuovo e anche forse in effetti sensibilizzare maggiormente i cittadini e le cittadine, forse a partire dalla scuola, su nuove tematiche che sono importanti, sono rilevanti nel mondo d'oggi, nel mercato del lavoro. Io passerei la parola immediatamente a Fabrizio Barca, ringraziandolo nuovamente per essere qui stasera e per darci il suo punto di vista su questo. Grazie a voi, grazie alle domande poste, grazie alle anticipazioni che ha dato il sindaco, che saluto. Diciamo, quello che sta avvenendo è quello che è già successo altre volte nella storia, cioè la grande parte della qualità della nostra vita futura dipende dal modo in cui governeremo il cambiamento tecnologico. Questo è già il messaggio che viene dal tono delle domande e dalle osservazioni del sindaco. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cambiamento tecnologico in sé non contiene il destino delle persone, dipende da come lo governiamo. Questo è particolarmente vero rispetto allo standard che l'incontro di oggi ci propone, giustizia sociale. Il sindaco ha fatto riferimento ai principi costitutivi, ricordiamo che noi abbiamo una bellissima definizione di giustizia sociale nella Costituzione, usiamola. Giustizia sociale nella Costituzione è il pieno sviluppo della persona umana, perché l'articolo 3 ci invita la Repubblica, cioè non solo lo Stato, ma tutti noi, a rimuovere gli ostacoli a quel pieno sviluppo, quindi dare piena realizzazione al potenziale che è in noi. Questa è la domanda. Cambiamento tecnologico in corso, in particolare la trasformazione digitale, cosa fa rispetto a questo? Cosa intendiamo per trasformazione digitale? Ricordiamocelo rapidamente, tre cose enormi: una capacità di accumulare masse enormi di dati da ogni fonte, di metterle insieme, di coordinarle; secondo, la possibilità di mettere in relazione persone lontanissime fra di loro, superando e rompendo quindi il tema della vicinanza; e terzo, è fondamentale e decisivo, elaborare quelle informazioni per realizzare correlazioni, per individuare correlazioni negli eventi, nei comportamenti che abbiamo avuto nel passato, e ricavarne previsioni per il futuro. Attenzione, sono gli algoritmi di apprendimento automatico, l'abbiamo sempre fatto quando un contadino usciva e annusava l'aria e guardava le nuvole, o sentiva l'umidità, o sentiva il rumore degli uccelli. Cosa stava facendo? Stava provando a ricordarsi, a tenere conto del fatto che in passato, quando quelle tre circostanze insieme avvenivano, era più probabile che il tempo fosse cattivo o buono. Un algoritmo di apprendimento automatico fa esattamente la stessa cosa, ma lo fa con delle masse enormi di dati e aggiornando continuamente la correlazione, e induce decisioni. Queste sono le tre grandi novità della trasformazione digitale, dette in soldoni. Se ci guardiamo attorno, vediamo degli effetti significativi sul benessere, sulla ricerca sanitaria, sul reperimento e la consegna dei beni, vogliamo parlarne.
sulla capacità di reperire informazioni rapidamente e di fare analisi e ricerca e sulla rapidità dei trasferimenti. Al tempo stesso, cosa osserviamo? Osserviamo che, anche prima della pandemia, anche prima dell'accelerazione a cui lei faceva riferimento all'inizio, la trasformazione digitale si è accompagnata con una concentrazione della conoscenza che non ha precedenti nella storia. I proprietari delle piattaforme digitali sono in grado di controllare masse enormi di informazioni che noi gratuitamente forniamo, anche in questo momento le stiamo fornendo, di usare quelle decisioni per proporci servizi, per suggerirci cosa dobbiamo comprare e influenzare le nostre preferenze. Al tempo stesso quelle piattaforme sono in grado di influenzare la democrazia. Come hanno fatto quando hanno, che ci piaccia o meno, certamente è strano che ciò sia avvenuto, tolto la parola al presidente degli Stati Uniti. Ci ha colpito l'idea che questo non avvenisse come risultato di un meccanismo democratico di bilanciamento, ma avvenisse per decisione di un proprietario di una rete. E ancora determinano processi che non ci convincono sul piano della giustizia sociale, quando, come ha evocato il sindaco, determinano processi di sostituzione del lavoro, determinando accanto all'automazione non tanto la riduzione dei posti di lavoro, ma la creazione di lavori cattivi. E da ultimo, più fine, più raffinato, come ci dicono molti intellettuali, perché c'è un ragionamento e ci deve essere, c'è nel mondo e dovrebbe esserci anche di più in Italia, e la trasformazione digitale crea un processo sottile in cui ognuno di noi tende ad affidare alle correlazioni suggerite dagli algoritmi il pezzo di YouTube che ci viene suggerito di guardare, un ruolo sostitutivo del proprio istinto. È un punto delicato sollevato dallo studioso Harari nel suo libro Lezioni sul XXI secolo. Il nostro istinto è l'accumulato delle nostre esperienze e dei nostri ragionamenti precedenti, filtrato dai nostri giudizi morali. Eppure noi tendiamo a pensare che quello che ci dice l'algoritmo, che il suggerimento che viene dalle correlazioni, che ci viene proposto, magari non comprensibile, chiuso in una scatola nera, sia oggettivo, quando oggettivo non è, perché ogni algoritmo e ogni correlazione dipende dalle informazioni che gli sono state date e dalle domande che gli sono state poste. Allora, in questo bilanciamento fra effetti positivi e grandi rischi, che abbiamo misurato anche durante la pandemia, ci ritorno fra un istante con i riferimenti agli esempi che sono stati fatti prima, la risposta è molto semplice: non c'è nulla di inevitabile. Il mondo che studia, noi del Forum Disuguaglianza e Diversità, Giulio De Petra che è con noi, spero, e tanti altri hanno identificato le cause delle conseguenze negative, delle faglie, in scelte sbagliate. Una prolungata disattenzione proprio agli effetti sulla giustizia sociale della trasformazione digitale, una trascuratezza di quello che anche il sindaco ha riferito, che era nel suo terzo punto, cioè una scarsa formazione critica all'uso del digitale, come se esso fosse oggettivo, come se esso fosse inevitabile, come se esso non fosse modificabile, plasmabile sulla base delle nostre esigenze. La rinuncia al controllo collettivo sulle piattaforme, un evento incredibile nella storia. Noi abbiamo lasciato, appunto, che si è manifestato nel caso dell'eliminazione di Trump da Twitter in maniera eclatante. Una caratteristica del digitale, ma che era anche di altre tecnologie, pensiamo al nucleare, i benefici si vedono subito, penso agli effetti, ad esempio, dell'utilizzo del nucleare per la produzione dell'energia, gli effetti negativi, tipo cosa ne faccio delle scorie, che succede se mi salta una centrale, come è avvenuto nella Unione Sovietica, come poi è avvenuto in Giappone, sono, come dire, appartengono a lungo termine, quindi questa discrasia fra il breve e il lungo termine tende a spingere a scelte che sono improprie. Ecco allora la risposta, perché andiamo alle cose concrete, andiamo a cosa fare. Si tratta di riprendere il controllo della trasformazione digitale, si tratta di farlo forti della nostra natura europea. L'Europa è il continente che ha più ragionato sulle conseguenze negative,
che ad esempio ha emanato dei regolamenti che prevedono che le decisioni prese sulla base degli algoritmi, ad esempio, che so io, nell'assegnazione, è avvenuto anche in Italia, il ricorso al TAR da parte di molti insegnanti che si erano visti attribuire il luogo dove andare a lavorare sulla base di un algoritmo, il TAR giustamente, con appellandosi anche al regolamento europeo, ha detto che la decisione non è accettabile perché non è spiegabile, perché mi devi spiegare cosa c'è dietro quella decisione, in modo tale che la puoi rendere contestabile, la contestabilità delle decisioni prese dagli algoritmi. Quindi usare questa nostra natura europea che ci colloca a metà fra il modello americano che attribuisce tutto il potere alle corporation e il modello cinese dove le piattaforme sono tutte nelle mani dello Stato. Sviluppare formazione e conoscenza critica che ci consenta di usare, di riprendere noi il controllo noi con la trasformazione digitale possiamo fare cose straordinarie a livello cittadino, ad esempio nel ridisegno dei sistemi di trasporto locale a livello regionale, ma lo possiamo fare se noi stessi non affidiamo a un soggetto esterno l'utilizzo delle informazioni su chi viaggia e dove per arrivare poi a dirci cosa dobbiamo fare, ma se abbiamo un'interazione con questo. E ancora un passaggio importante che voglio ricordare, tornare a modificare quella terribile decisione che prendemmo nel 1994 a livello internazionale, quando nell'equilibrio difficile che c'è fra la tutela della proprietà intellettuale, dei diritti di proprietà intellettuale e la tutela della conoscenza come bene comune fondamentale dell'umanità, un equilibrio non semplice, squilibrammo questo equilibrio dando enorme tutela alla proprietà intellettuale con gli accordi TRIPS del 94, di cui paghiamo le conseguenze drammaticamente in questo momento, quando ci troviamo di fronte alla difficoltà di diffondere rapidamente i vaccini costruiti anche grazie all'utilizzo realizzati rapidamente grazie anche all'utilizzo del digitale, ma abbiamo difficoltà a riprodurli anche nei paesi del terzo mondo, e quindi abbiamo una discrasia terribile nel mondo, non solo interna al nostro paese ma all'interno del mondo. Quindi si possono fare delle cose, si possono fare degli interventi, e per andare a concreto e chiudere in modo concreto voglio fare degli esempi, così ritorno agli esempi sul lavoro. Possiamo nell'acquisire questa formazione critica nei confronti del digitale domandarci ogni volta come lo possiamo usare bene e come lo possiamo usare male. Reclutamento del lavoro. Si può usare male il digitale. Si può usare male affidando la selezione delle persone a dei meccanismi oscuri, non aperti, che sostanzialmente classificano Fabrizio Barca in base alle sue caratteristiche e lo assimilano a una categoria di Fabrizi Barca simili a lui, che magari sul lavoro hanno dimostrato di non dare buoni risultati, e quindi escludono Fabrizio Barca nella selezione del lavoro senza neanche, come dire, interagire con Fabrizio Barca, e quindi replicando ed amplificando le discriminazioni magari a sfavore delle donne, a sfavore di particolari gruppi etnici. Ma possiamo usare lo stesso algoritmo di apprendimento automatico per verificare se per caso nei sistemi di selezione abbiamo discriminato, e quindi combattere contro le discriminazioni. Ancora, nella sostituzione del lavoro non c'è nulla di male in sostituire il lavoro, non dobbiamo essere luddisti. Ci sono tanti lavori che vanno sostituiti, il tema non è quello. Il tema è se nell'utilizzo, nell'automazione, noi ci preoccupiamo ad esempio di sostituire le fasi dei processi produttivi che sono maggiormente a rischio, in un paese che ha incidenti sul lavoro altissimi. Ecco allora che se dedicassimo il massimo dello sforzo e se dessimo finanziamenti alle imprese soltanto quando esse utilizzano prima di tutto la sostituzione e l'automazione per ridurre i rischi, e magari quindi per poter dedicare quel lavoro liberato dal lavoro rischioso a fare quelle parti del lavoro che sono più ricche e di maggiore qualità, beh, ecco che abbiamo trovato un buon utilizzo del digitale. Il lavoro a distanza a cui ha fatto riferimento è un'occasione straordinaria, il lavoro a distanza. Perché apre come anche in parte lo studio a distanza, la possibilità, in altre parole, di non costringerci a stare nello stesso luogo se facciamo un dato lavoro. Questo apre delle possibilità straordinarie, ma al tempo stesso, se male usato, può determinare lo schiacciamento della persona dei tempi di lavoro sui tempi di vita, la indeterminatezza e dilatazione indefinita dei tempi di lavoro, perché sei sempre reperibile, e la discriminazione fra coloro che lavorano in una casa che ha delle confortevolezze come ha la mia abitazione, chi si trova in una casa dove ci sono quattro persone che stanno facendo le stesse attività, come è avvenuto durante questo periodo. E ancora,
rischio di isolamento, di non dialogare più con gli altri. Eppure potremmo utilizzare la stessa trasformazione digitale, come Giulio De Petra forse vorrà dire se è collegato, per realizzare invece delle modalità di concentrazione, di lavori diversi in un luogo che noi chiamiamo officina municipale, che non è né la casa né il luogo di lavoro, ma è un terzo luogo dove magari i cittadini delle aree interne di Lucca o delle aree interne di Roma non sono costretti a fare pendolarismo, ma possono, come dire, facendo lavori diversi, ritrovarsi a lavorare insieme in un co-working, dove però il lavoro ritrova anche la sua unitarietà. Ecco, e da ultimo sul consumo. Ma noi ci avvaliamo ogni giorno di questa possibilità, della possibilità di addirittura quando andiamo su Amazon, lo sappiamo che stiamo facendo, no? Amazon ha già un algoritmo il quale sa che i Fabrizi Barca di questo mondo, dell'Italia o i cittadini di Milano sono più propensi a comprare certi prodotti e quindi tengono in magazzino i prodotti che sanno. Questo è un progresso, è un miglioramento, ma al tempo stesso noi non vogliamo che questa strumentazione serva per decidere cosa dobbiamo consumare. E quindi il tema di riprendere il controllo e influenzare collettivamente attraverso la domanda collettiva, le preferenze, una domanda abbastanza corposa, quella che passa attraverso lo Stato, che poi è il 25-30% della spesa pubblica. O ancora, faccio un esempio negativo che può diventare positivo. Noi non vogliamo che gli algoritmi siano utilizzati per dare credito e addirittura per fissare premi assicurativi che sono legati a una valutazione delle condizioni di salute di Fabrizio Barca, che se alcuni indicatori mi dicono, magari domani addirittura il DNA o comunque alcuni indicatori, informazioni che raccolgo dal web, mi dicono che Fabrizio Barca ha più rischi di quanti non ne abbia Giulio De Petra, Fabrizio Barca pagherà un premio assicurativo maggiore, rompendo quella solidarietà che era nata nei grandi sistemi assicurativi nati tra l'altro nel nostro paese con la nascita dell'INA all'inizio dello scorso secolo. Ma non è obbligatorio fare questo, basta decidere che questo non possa essere fatto e che invece, diciamo, il sistema i sistemi informativi consentano un miglioramento del complessivo senza la discriminazione. Chiudo con un esempio positivo, un esempio di utilizzo straordinario degli algoritmi. Si possono utilizzare per discriminare i prezzi, per far pagare a ognuno il prezzo che è disposto a pagare. Lo sapete che i sistemi cercano di capire se tu sei uno che va a cercare più prodotti o no. E quindi alle persone che dimostrano di non cercare molti altri prodotti e di andare subito, di beccarsi subito il primo prodotto che trovano sul web, gli ammollano un prezzo molto superiore a chi invece dimostra di essere uno che cerca la concorrenza. Bene. Questo è un uso terribile, ma si può fare un altro uso. La Fondazione Comunità di Messina, che è membro del Forum Disuguaglianze a Messina, nel realizzare un progetto straordinario di rinnovamento abitativo di persone che vivevano ancora, figurarsi, in vecchie borgate nate nelle zone del terremoto di oltre 100 anni fa, nel costruire le nuove case e nel dotare queste nuove case di un sistema energetico moderno di energia rinnovabile, hanno costruito un sistema in cui l'energia le famiglie la pagheranno in relazione a quanto possono permettersi di pagare. E lo faranno in una maniera che quindi aumenta la giustizia sociale. Ho chiuso con un esempio concreto perché alla fine della storia il tema è uno solo. Recuperare da parte nostra la capacità di influenzare le decisioni. E per farlo formarsi dall'età di 3 anni, capire che quello strumento, per evitare all'età di 6 anni o all'età di 9 anni di ritrovarsi con un filmetto terribile fatto da qualcuno e essere magari ricattati perché sei finito in una trappola, per finire con un esempio che riguarda i nostri bimbi. Quindi dall'età di 3 anni capire che quello strumento è uno strumento che dobbiamo governare, e se lo governiamo, come penso sentiremo, perché so che cosa sta per dirci il nostro straordinario imprenditore lucchese, possiamo farne degli usi straordinari, ma per farlo abbiamo bisogno di conoscere e di sapere e di influenzare e di partecipare. Grazie mille a Fabrizio Barca, chiarissimo sulla necessità di sviluppare una coscienza critica nei confronti del digitale, questa necessità. Io fra l'altro ricordo, mentre parlava, è venuto in sovraimpressione il link al forum Diseguaglianza e Diversità per chi volesse leggersi le 15 proposte del forum, in particolare questa legata al cambiamento tecnologico, è la proposta 7, ma sono 15 le proposte del forum, quindi
lo vedete in sovraimpressione per chiunque fosse interessato. Io purtroppo Giulio De Petra ha avuto dei problemi tecnici, non può collegarsi, lo ringraziamo comunque per la disponibilità. Avrebbe accennato sì al tema che Fabrizio Barca ha comunque menzionato delle officine municipali, quindi lo ringraziamo. Fabrizio Barca ha portato tutta una serie di esempi di possibile utilizzo negativo e invece positivo del digitale. Ecco, a proposito di esempi virtuosi, io sì vorrei passare la parola a Stefano Giovacchini, che appunto ci racconta invece proprio un esempio virtuoso di come la tecnologia può essere anche utilizzata a fini di riciclo, perché lo ricordiamo, Stefano Giovacchini con la sua società Redirect si occupa di stampa 3D di oggetti di arredo pubblico e privato, partendo da materiali riciclati, da materia di scarto, quindi nel solco di quei principi dell'economia circolare che vedono appunto lo scarto diventare materia prima. Quindi grazie Stefano per raccontarci questa realtà. No, intanto grazie a voi, grazie a Luca Futura della possibilità. Sono onorato di parlare insieme a Barca, al nostro sindaco, e volevo appunto, io non sono qui per giudicare la tecnologia se è buona o cattiva, in quanto io sono un designer, sono un creativo, formazione artistica, sempre appassionato della tecnologia. Per me la tecnologia è un mezzo da utilizzare. Abbiamo parlato di tecnologia soprattutto come big data o algoritmi. Ecco, l'algoritmo magari lo utilizzo per creare delle forme. Quindi la risposta più scontata è che la tecnologia è neutra, no? Sta a noi utilizzarla bene o male. Io stasera sono qui in rappresentanza della mia azienda, della Redirect, che la volevo portare come esempio, perché non solo esempio mio personale, ma un esempio che può essere anche replicabile, e per capire come la tecnologia oggi può essere anche un mezzo per riarricchire le persone di capacità, non solo economicamente. Redirect nasce a Capannori in un contesto di un bando di economia circolare, dove appunto io ho proposto un'idea insieme a un'azienda che ho appena conosciuto, che però avevo avuto un feeling che si occupa di reverse engineering, di scansione 3D. L'intuizione è stata, vedendo delle panchine non molto belle in un parco di plastica riciclata, però vedere questa plastica fatta finto legno a me mi ha fatto capire che quella era un estruso di plastica, e ho detto: ma certo, se viene estrusa quella plastica si può anche stampare in 3D, perché la stampa 3D alla fine è un'estrusione a controllo numerico. Da questa intuizione ho chiesto appunto alla Cresco Lab, questa azienda, di unirsi insieme in un progetto per cosa? Per stampare in 3D oggetti di grande formato per l'arredo pubblico, appunto con le plastiche provenienti dal rifiuto del porta a porta. Quindi trasformare quello che oggi viene visto come un problema, quindi la plastica, come una grande risorsa. Un percorso che è già avviato, non è che lo abbiamo avviato noi, no? L'economia circolare non è un tema che io invento, è un tema in cui mi sono inserito. La differenza di progettare come designer per l'economia circolare è che non si disegna più che un tavolo, faccio una sedia, non si disegna una sedia nell'economia circolare, non si pensa a una sedia, si fa con una plastica riciclata. Ecco, quello non basta per definirlo quello come un oggetto di economia circolare, ma si deve pensare a un processo più ampio, quindi capire da dove proviene la materia prima seconda, in questo caso la produzione, che tipo caratteristiche di impatto sulla CO2 ambientale ha, e poi lo smaltimento. Quindi bisogna avere una visione più, sicuramente più olistica da questo punto di vista. Quindi Redirect per me è un lavoro di design, nel senso, ho disegnato un processo che è fatto di collaborazioni e condivisioni di conoscenze. Questa conoscenza che è questa parola che sente sempre, si è nominata sia da sindaco Tambellini ma anche dallo stesso Barca, è la chiave, questa condivisione delle conoscenze. Io sono messo insieme a un'altra realtà imprenditoriale
e ho creato la Redirect, ma la Redirect aveva bisogno di altre conoscenze, altre tecnologie. Quindi ci siamo, a proposito di brevetti e proprietà intellettuale, siamo rivolti a un'azienda che produce stampanti 3D in Italia, leader, quindi la WASP, dalla quale abbiamo preso una macchina di grande formato che poteva fare a caso nostro, nella quale abbiamo messo la plastica riciclata che però non funzionava subito, abbiamo dovuto modificare. Questa modifica, questa sperimentazione, sviluppo di tecnologia, lo abbiamo riversato a loro, alla WASP, cioè non è un semplice rapporto di cliente e utilizzatore, ma un rapporto di ricerca e sviluppo comune in quale noi ci scambiamo gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Quindi è molto interessante da questo punto di vista. L'altro partner molto importante che è stato per noi e lo è tutt'oggi, con il quale abbiamo un contratto di ricerca e sviluppo esclusivo nel settore del 3D è la Revet. La Revet è un'azienda toscana che raccoglie praticamente tutto il porta a porta della plastica, materiale plastico, lo divide e poi ecco, lo manda in quello che è la filiera tradizionale del riciclo della plastica. Il riciclo della plastica oggi ha anche dei buchi, nel senso della plastica riciclamo il 50% circa viene ritenuto plastica sporca. Quindi è difficile riciclare, è molto più facile venderla a termovalorizzatori o inceneritori del caso, quindi o nel peggiore dei casi può andare anche in discarica. Quindi questa porzione sporca è quella che è rientrata nel nostro nella nostra interesse. La Revet ha la tecnologia, a proposito di tecnologia, per recuperare le plastiche nobili da queste porzioni sporche e le trasforma in granulo. Noi le utilizziamo, siamo stati i primi a utilizzarle nella tecnologia 3D, questo ci dà un enorme orgoglio. Quindi noi siamo andati a prendere proprio la plastica, a levarla dall'inceneritore ed è un valore decisamente aggiunto. Quindi quando si parla di economia circolare non si parla solo di concetti tecnici, ma si parla proprio di relazioni. È molto importante creare delle relazioni e soprattutto condividere le conoscenze. In questo contesto noi abbiamo diciamo, una sede a Capannori dove è più la sede progettuale, dove diciamo, mi occupo più io della progettazione e del design, e una sede invece di produzione in un'area, in un piano di Coreglia, vicino a Coreglia, quindi un'area interna. Questo che noi all'inizio avevamo vissuto come un limite, nel senso un limite di visibilità, in realtà è diventato un qualcosa per noi di molto importante perché ci ha collegato a un territorio che sono nativi i miei due soci, Cristiano Cavani e Marco Paganucci, e Daisy Ghilardoni, scusate, tre soci, sono legati a quel territorio dove c'è sempre stata una tradizione di fabbricazione di statuine di gesso. Questa storia si riverbera anche nella nostra produzione, ovvero le nuove tecnologie, oltre che a permetterci a noi di creare oggetti di arredo, eccetera, ci ha permesso di entrare e aprire un settore che è quello artistico, quindi della figura, della scansione 3D, della riproduzione, sempre con plastiche riciclate. E quindi ci ha portato a capire che in quest'area è importante una realtà come la nostra, una realtà che quella della stampa 3D è molto diversa da quella dell'industria tradizionale. Cioè l'industria tradizionale oggi, che esisterà ancora, non è che io sto a criticarla alle basi, però non è più sufficiente, è basata su una visione lineare, quindi un unico blocco di produzione dove entrano le materie prime. Esce il prodotto e viene distribuito poi sul territorio. Ecco, questa è una visione che a oggi non può essere sostenibile. La stampa 3D cosa permette? Di creare tante piccole luoghi di manifattura digitale, artigiana, dove ci sono delle competenze, dove ci sono necessarie delle competenze, quindi dei ruoli e dei lavori ad alto contenuto, cioè con formazione, no? Persone formate, delle unità di produzione digitale manifatturiera diffuse. Faccio un esempio: una sedia diciamo, con la produzione tradizionale necessita prima di tutto di un enorme stampo, uno stampo fatto di solito di acciaio o alluminio, quindi viene lavorato, viene creato questo stampo e poi viene prodotta la sedia in maniera molto economica.
molto veloce, però l'impianto costa decine di migliaia di euro e in più ha un impatto non solo economico ma anche ambientale. La stampa 3D permette di stampare la solita sedia o comunque una sedia disegnata per quella tecnologia direttamente sul posto. Cosa vuol dire? Che magari, per esempio, noi abbiamo dei partner in Slovenia, persone che fanno il nostro lavoro con i quali abbiamo dei rapporti di scambio. Ecco, la sedia loro la stampano direttamente in Slovenia, possibilmente come con materiali in loco loro. Da parte nostra, magari il design cerchiamo di tutelarlo, no? Il progetto che ha sollevato Barca non ci vorrebbe più che di una sera, no? Quello della proprietà intellettuale. Noi cerchiamo, per esempio, di utilizzare quando si può le licenze aperte, quindi le Creative Commons, piuttosto che i brevetti o registrare un'idea nella maniera tradizionale. Quando si può, quindi non è un'unica strada, ma è una strada nuova che forse andrebbe anche sviluppata. Quindi questa idea di manifattura digitale ha un impatto anche sui trasporti e sulla qualità dei luoghi e sulla qualità di vita dei luoghi, perché ci saranno tante piccole, se una manifattura digitale del genere si sviluppa, ci saranno tanti piccoli luoghi di produzione con molte persone a lavorarci che devono avere competenze, più responsabilità sicuramente, però una maggiore gratificazione. L'uomo è gratificato quando progetta. La progettualità non è solo disegnare qualche cosa, ma è saper fare qualcosa e saperlo fare anche bene. Il saper fare, se ne parla su vari sociologi, i più importanti di me, definiscono appunto questo saper fare necessario all'uomo, no? Quindi anche Richard Sennett nell'Uomo Artigiano parla di questo artigiano che è l'uomo che ha bisogno di saper far bene con capacità artigianali, ma parla anche del programmatore software, del programmatore Linux in cui condivide anche le conoscenze. Quindi il tema della manifattura digitale che noi abbiamo provato a portare in un piccolo paese della Lucchesia, secondo me può essere un sistema su cui investire e dare visibilità, perché no? Perché c'è sempre bisogno di questo. A tale scopo, sempre parlando di questo rapporto, di come la tecnologia portata in un posto può ispirare l'aggiornarsi delle tecniche, ma noi stessi ci siamo ispirati, perché casualmente ho scoperto che all'interno di Coreglia cioè casualmente sapevo della presenza di un museo della statuina di gesso. Allora, questo museo è stato creato nel 1883 da un certo Carlo Vanni, che era un artista, faceva le figurine di gesso, è andato in Austria, ha avuto successo, è diventato nobile, è tornato con tutte le sue onorificenze e ha voluto riportare la conoscenza nel paese, ridare questa conoscenza creando questa scuola di disegno e di plastica. Ora, una scuola di disegno e di plastica a Coreglia, Antelminelli, è una cosa che è eccezionale. La qualità delle produzioni era incredibile. Ecco, noi di Redirect siamo fortemente motivati, cioè abbiamo già proposto, abbiamo già iniziato un percorso con l'amministrazione locale, però siamo un percorso, immagino, un pochino più lungo, però di riproporre una scuola di manifattura additiva. Manifattura additiva vuol dire stampa 3D in maniera molto più ampia, no? Quindi di vedere come le macchine possono aiutare le persone, ma una scuola di formazione che non è solo per artigiani, ma anche per architetti. La WASP sta stampando le prime case in terra cruda, tra l'altro progettate da Mario Cucinella, che è un architetto fra i più importanti in Italia e quello che ha fondato la scuola dove insegno, la SOS, la School of Sustainability di Bologna, anzi che sarà di Milano, si starà spostando anche a Milano. Quindi è una scuola per architetti, una scuola per nuovi artigiani, una scuola dove si imparerà a scansionare, a modellare e a riprodurre con queste nuove tecnologie. Naturalmente sempre con la nostra impronta dedicata alla sostenibilità. Ecco, questa è una proposta che noi da imprenditori stiamo cercando di fare, ma non è una scelta imprenditoriale, è una scelta di rendere qualche cosa al territorio per farlo ritornare più vitale, che è un interesse anche nostro. E poi è una sfida perché da progettare e la lanciamo qui stasera in questo contenitore proprio perché sicuramente è ispirato a tutti i testi scritti da Barca, alla sua attività politica fatta proprio sulle aree interne, è ispirata al tema di stasera e spero che possa ispirare, perché no, anche l'amministrazione attuale e quelle future,
è anche una discussione pubblica, sull'importanza di una formazione un pochino più mirata proprio sulle nuove tecnologie per poterle usare bene, come si sta parlando stasera. E con questo, ecco, chiudo il mio intervento. Grazie, grazie, grazie Stefano per aver sottolineato come la tecnologia presuppone un saper fare anche specialistico, e di come possa la tecnologia, anche la realtà che voi avete creato, valorizzare aree geografiche interne, valorizzare anche delle competenze artigianali. Quindi grazie per la tua testimonianza. Io ricordo, anzi invito tutti coloro che ci ascoltano a postare domande e curiosità che leggeremo poi al termine degli interventi. Anzi, l'obiettivo dell'incontro di Luca Futura è proprio stimolare un dibattito. E io chiederei, visto alla presenza del nostro sindaco, se vuole sollecitare Fabrizio Barca con, non lo so, altre domande, magari anche di interesse per la nostra amministrazione. Sì, le domande possono essere molte. Tra l'altro prendo alcune sollecitazioni di Stefano Giovacchini, che ha parlato di alcune questioni di grande rilevanza, certe forme di riciclo. Conosco per esempio la Revet, perché 20 anni fa ci servivamo della Revet come recupero materiali. Il 3D sicuramente è un fatto di grande rilievo, però tutto questo rimanda a una condizione che abbiamo affrontato in precedenza e che ora può essere davvero ancora approfondita, cioè come si può lavorare su larga scala su prospettive di questo genere. Cioè il criterio dell'innovazione tecnologica, il criterio della modifica, del cambiamento del lavoro, quindi le possibilità offerte dall'innovazione tecnologica che cambiano, modificano il sistema lavoro, perché lo cambiano realmente. Abbiamo visto per esempio come la grande opportunità del lavoro a casa, per esempio, quindi dello smart working, ha cambiato durante l'epidemia la connotazione delle nostre città, con le attività proprie che si svolgono nelle nostre città. Alcuni punti di ristoro, alcuni bar, ristoranti, eccetera, vivevano in ragione della permanenza negli uffici delle persone, nelle banche, nei tribunali, nei comuni, eccetera. Bene, tutto questo ha avuto chiaramente un riflesso. Quindi, in termini collettivi, dobbiamo pensare a come riequilibrare costantemente il sistema in modo tale che tra lo Stato e il mercato ci siano poi dei punti di interlocuzione tra lo Stato regolatore e il mercato, che poi va verso certe direzioni, ci siano dei momenti di regolazione perché non si creino poi delle perdite di lavoro, delle perdite di ricchezza, dei momenti di disoccupazione piuttosto consistenti e forti. Ho fatto l'esempio dei punti di ristoro, ma potremmo farne altri. In secondo luogo, l'altro grande quesito è questo: come riusciamo a portare le tecnologie e quindi le nuove istanze all'interno della pubblica amministrazione? Noi abbiamo un'amministrazione complessa, abbiamo un'amministrazione complicata, troppo articolata a mio parere, perché faccio l'esempio del nostro comune. Il nostro comune ha difficoltà a spendere tutte le disponibilità che ha, quindi soltanto aspetti come questi sono indicativi della condizione in cui ci troviamo, anche per il riflesso economico che tutto questo ha. Come si può rendere un servizio alla cittadinanza migliore utilizzando le nuove tecnologie e soprattutto lavorando in modo tale che il cittadino possa ottenere servizi adeguati proprio in relazione alla nuova alfabetizzazione tecnologica che va sempre più diffusa? Ecco, i quesiti pertanto sono due. Il secondo è quello che ho posto, il primo è quello di come ci rapportiamo all'interno del binomio Stato regolatore mercato, perché poi il mercato segue le sue linee, d'accordo? E il mio timore quando si parla di Stato mercato è che molto spesso il mercato sfugga alla regolazione dello Stato, perché è troppo più rapido della regolazione stessa,
Bisogna saper creare, a mio parere, dei momenti intermedi di economia anche sociale che tenga conto delle disparità e delle discrasie che si possono creare tra vari momenti in determinati contesti. Ecco, chiedo un ragguaglio su questi aspetti, su questi elementi che credo siano anche una delle questioni su cui attualmente ci muoviamo in questa epoca di notevole cambiamento. Ma raccolgo le sollecitazioni del sindaco e le metto insieme a quelle del bellissimo intervento che ho sentito, molto, molto concreto. Io penso che le politiche e la politica e le politiche, non abbiano il compito di chiudersi in una stanza come dire, ridisegnare come deve essere il mondo, ma di, come dire, era così, è stato così nei momenti più importanti, di ascoltare, di interpretare le tendenze migliori che sono in atto in un popolo, in una popolazione, nelle famiglie, nelle persone, nelle imprese, e rimuovere gli ostacoli. Torno all'articolo 3 della Costituzione. Prendiamo in questo momento, noi abbiamo un paese che è in sommovimento. Dal lato delle famiglie e delle persone, questo enorme, incredibile cambiamento che è avvenuto, quello di lavorare a casa, ha fatto scoprire la possibilità di ridisegnare l'organizzazione delle città. Non tanto, come si dice adesso, i servizi a 15 minuti, che mi sembra un'espressione, poi dipende, a Roma ad esempio i servizi sono a 80 minuti, ma in un altro senso, nel senso di non immaginare che debba esserci una costrizione per cui una concentrazione nei luoghi di lavoro della popolazione. E questa è una cosa. Dall'intervento che abbiamo sentito, dal progetto imprenditoriale bellissimo che abbiamo sentito, colgo due segnali che la politica può ascoltare, poi rispondo a base di questo, ai due punti del sindaco Tambellini. Primo, ci ha detto in maniera molto forte, l'ha detto un imprenditore, un tecnico, non solo concetti tecnici ma relazioni, cioè lui ci ha ricordato che la forza dell'imprenditoria italiana è nella capacità di costruire sistemi relazionali, che poi siamo gli amanti dei distretti o dei non distretti, eccetera eccetera, abbiamo buttato troppo presto via il pensiero di Sebastiano Brusco, di Beccattini. La caratteristica, la forza che c'ha, che la forza dell'imprenditoria italiana non è mai stata nel sistema delle grandi imprese, delle grandi corporation. Non abbiamo grandi famiglie imprenditoriali. Abbiamo una miriade di imprese raggrumate, però relazionate fra di loro, che si trasferiscono informazioni in modi anche informali, contrattuali, non contrattuali, lungo la filiera. Abbiamo sentito questa cosa bellissima di come le idee che loro hanno avuto hanno influenzato le macchine con cui producono. E come dire, è l'input produttivo di plastica con cui si lavorano. Quindi relazioni. E secondo, ovviamente, a me mi batteva il cuore, visto il mestiere che ho fatto negli ultimi anni della mia vita professionale, le aree interne. Questa idea, cioè, che di una tecnologia che consente di risalire per i rami e di rivalorizzare un pezzo di un'area interna italiana, portando il 3D al straordinario, cioè il 3D diventa lo strumento con cui ottengo due cose, ci ha detto: il lavoro di qualità, perché quella è massima tecnologia, ma poi io devo sapere utilizzare quel 3D per fare una cosa che è adatta alle particolari capacità di offerta di quel territorio e alla specializzazione della domanda, addirittura superando le barriere per cui in Slovenia, come dire, se la fanno alla Slovenia. Allora, cosa ci dice questa cosa? Cosa dice alla politica? La politica che ascolti, le politiche che ascoltino, non possono più essere politiche, colgo in questo nell'affermazione del sindaco, l'idea della regolamentazione che ha segnato questi 40 anni è l'idea che possono essere disegnate a livello nazionale delle regole, degli standard, che tra l'altro sono spesso stati disegnati non a misura dei territori, cioè uguali per tutti. La dico peggio: poiché gli amministratori pubblici dei livelli nazionali, che sono quelli che decidono gli standard delle grandi città, sono in realtà urbani, essi le disegnano a misura dei luoghi che conoscono. E noi ci ritroviamo con un sistema di regole che imbriglia, che non consente spazi. Quando invece la politica moderna, la politica che noi chiamiamo una politica rivolta ai luoghi, è una politica che fissa a livello nazionale dei grandi obiettivi, delle grandi missioni.
Una volta fissate queste missioni, favorire ogni esperimento di economia circolare, favorire il rapporto fra università e imprese, favorire lo sviluppo di un sistema di welfare diffuso, benissimo. A quel punto, dare un forte ruolo ai livelli territoriali, a quello che è la forza del nostro paese, che sono i comuni. Dov'è la forza dell'Italia? È nei comuni, è nella classe dirigente dei comuni, che sono e restano, a differenza della classe dirigente nazionale, vicini alle persone e che sono in grado di interpretare i principi generali a misura del territorio. Cosa vuol dire nelle aree interne di cui parlava prima? Vuol dire che se io individuo un progetto interessante, produttivo, museale, ma io mi devo anche preoccupare della qualità dei servizi fondamentali, che è quello che abbiamo fatto poi nella strategia area interna. Cioè io voglio che i giovani, che perché una coppia di giovani nuova che ha voglia di fare due figli, che vuole tornare a far figli, si decide di trasferirsi e di fare un'avventura magari legata al progetto che voi state facendo, deve anche si domanda qual è la qualità della scuola di quel piccolo territorio. Non vuole un piccolo plesso scolastico di 14 bimbi dove questi bimbi vengano su senza socializzazione. La stessa cosa, magari si vuole portare dietro il proprio vecchio, la propria anziana, e quindi c'è un tema di cura degli anziani, degli cura degli anziani non autosufficienti. Quindi far sì, e quello che lo Stato può fare è il suo mestiere, sbloccare gli ostacoli. Ci ha detto prima l'imprenditore, c'è interazione col comune, ci vorranno un po' più tempi. No, non ci devono volere più tempi. L'impegno deve essere nel far sì che i tempi non siano lunghi e che il processo di attrazione di nuove risorse, di nuovi giovani nel territorio, avviene in tutto il paese, dalla Sicilia alle Madonie, all'Alta Valmaira, al Veneto. Viviamo una fase straordinaria della storia del nostro paese in cui è evidente, anche rispetto ai guai della pandemia, la bellezza della dispersione, del fatto che il 40% della popolazione, il 42% della popolazione nazionale vive in comuni al di sotto di 15.000 abitanti, che è la forza del nostro paese. E quindi migliorare e garantire la qualità dei servizi fondamentali, a cominciare dai servizi digitali. Noi abbiamo toppato completamente 7 anni fa nel processo di digitalizzazione delle aree interne del paese, che continuano a essere largamente sotto digitalizzate. Quindi questa nuova politica, principi a livello nazionale più che regolamenti fissi, che, come dire, è forte responsabilità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sindaco, in definitiva, al di là dell'intenzione, dell'assenza, io non sento un grande sommovimento di pancia, non sento l'anima del paese in quel piano. È un piano che ha i titoli giusti, molti soldi, ma non si sente palpitare l'anima. Però voi, a livello, è importantissimo, la partita dei comuni è fondamentale, perché il 57% di quei fondi verrà utilizzato a livello territoriale, e se utilizzandolo a livello territoriale lo si farà ascoltando i bisogni, le aspirazioni, i progetti. E qui arriviamo al secondo punto del sindaco, decisivo. Per farlo non basta una buona classe dirigente politica, serve un'amministrazione pubblica più robusta, lo dico con molta sincerità. Finalmente, dopo tanti anni, lo dico, tante volte ho avuto differenze di visione con lui, ma il ministro Brunetta ha il merito di avere, dopo tanti tanti anni, detto che l'amministrazione pubblica italiana è stata massacrata, è stata ridotta, e tagliate di 800.000 persone. Abbiamo un sottodimensionamento straordinario di tutte le amministrazioni, soprattutto locali, e abbiamo un invecchiamento insopportabile. Siamo la più vecchia amministrazione pubblica dell'intero Occidente, abbiamo il 3% di persone al di sotto dei 34 anni, perché non abbiamo bloccato le assunzioni. Benissimo, questo governo ha deciso che questo si sblocca. Noi sosteniamo, e chi ci sente gli consiglio di andarsi a leggere nel Forum di Disuguaglianza, è un documento semplice che si chiama Vademecum. Noi siamo andati a guardare i comuni d'Italia che hanno fatto le assunzioni nei modi migliori. Siamo convinti che si possono assumere persone valutandole attentamente, non solo per le loro discipline, ma per le loro attitudini. Perché il tema, la mia risposta al sindaco è: io ho bisogno di amministratori pubblici. Nella vita ho fatto l'amministratore, ho gestito 450 persone. E quanta differenza faceva la motivazione di queste persone, non soltanto la loro competenza disciplinare, ma il fatto che esse, come dire, sentissero i risultati per cui lavoravano, avessero un senso di missione pubblica e fossero disposti, diciamoci la verità, anche a rischiare un pochino, come rischia un amministratore pubblico quando interpreta le procedure, perché c'è un tema. E voglio ricordare una cosa a chi ci ascolta: il governo Conte ha fatto una cosa giusta sicuramente. Ha abolito i danni erariali, quindi il fatto che un funzionario
che provochi dei danni e li provochi non per dolo, attenzione ovviamente, ma per colpa, debba pagare per i danni che ha. Era l'unico paese al mondo il nostro, perché questo era un deterrente da rischiare nell'interpretazione delle procedure, perché quando io interpreto una procedura devo interpretarla nell'interesse delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori per le quali quel servizio viene prodotto, non nel nome dell'aderenza formale, formalistica di questo terribile mondo italiano dominato dal diritto amministrativo e dall'influenza letale della Francia dal punto di vista del disegno dell'amministrazione. Bene, questa è la mia risposta al sindaco. Noi possiamo ora in questo momento andare a un rinnovamento generazionale dell'amministrazione pubblica con concorsi di elevata qualità, come si stanno facendo in giro per il paese. Noi lo scriviamo nel Vademecum, si può fare in 105 giorni assumere delle persone di qualità. E chiudo, utilizzando la digitalizzazione in una maniera appropriata. Se leggiamo il PNRR, una delle parti migliori forse è quella sulla parte digitale, però c'è un punto delicato. Da quello che ho imparato io nella mia vita anche amministrativa. Io l'esperto digitale non lo voglio nella fase attuativa, quando ho già deciso a livello strategico come disegnare un servizio, come erogare dei trasferimenti. Io lo voglio nella strategia. Perché? Perché come ci ha insegnato l'imprenditore, perché è vero nel pubblico quello che è vero nel privato. Cioè lo stratega digitale è in grado, se lo faccio entrare nella fase del disegno, cioè iniziale del processo, mi può far capire che io Fabrizio Barca, che sono esattamente come il sindaco di un'altra generazione, non capisco che oggi posso, come dire, organizzare, disegnare l'intero sistema organizzativo in una maniera diversa che utilizza il sistema digitale in modo appropriato. Se io lo concepisco solo come quello che mi deve disegnare la parte terminale, io so tu. Quindi prima cosa, far entrare, ed è un pochino, credo, nello spirito delle 350 assunzioni che il PNRR prevede, far entrare una figura digitale all'interno della fase strategica. Questo è il punto numero uno. Punto numero due, che se vogliamo è un vizio che noi vediamo anche nel disegno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo abbiamo segnalato anche al governo, è che non basta digitalizzare un servizio per migliorarlo. Faccio un esempio banale, così ci capiamo. Ritorniamo e chiudo sul fatto che il digitale si può usare bene o male. Se io utilizzo il digitale per decidere chi ha diritto ad avere in un comune, chi ha diritto nella lista per avere delle case popolari, tanto per essere chiari. Perché dico, ma io è una cosa oggettiva, gli metto tutti i dati sulle caratteristiche della persona, disegno un algoritmo che mi dice, sulla base anche delle esperienze passate, chi sono le persone che hanno diritto e non hanno diritto. Ecco, questo ho usato male il digitale. L'ho usato male perché la scelta e l'interazione con le persone in difficoltà, con le persone che hanno bisogno, questo lo stesso varrebbe per la cura degli anziani non autosufficienti, per qualunque altra cosa. L'interazione con una persona che ha un problema di casa è prima di tutto nel riconoscerla come persona. Non la voglio riconoscere come appartenente a una categoria K27 che non deve e non ha diritto. Quindi l'utilizzo del digitale come sostitutivo e quindi di fatto deresponsabilizzante nella scelta dell'assegnazione dei servizi è un uso improprio. L'utilizzo del digitale viceversa per accelerare i processi di trasferimento va fatto domattina. Chiudo. Nel resto del mondo, nel mondo asiatico, che è più giovane di noi, dove il digitale è entrato nei processi, nella fase di sviluppo, hanno determinato un'erogazione degli strumenti di welfare di emergenza, dell'equivalente del nostro reddito di emergenza, molto più rapida. Perché? Ma perché non ha senso che la gestione attuale dei sistemi dati per l'erogazione dei trasferimenti è antiquata, può e deve essere rapidamente modernizzata. In quel caso l'utilizzo di digitale consente di far sapere a Fabrizio Barca di essere costretto a fare domanda per sapere se ha diritto a un rimborso o a un intervento o a un bonus, ma di ricevere sul proprio portatile l'indicazione che ha un diritto. Quindi di nuovo l'utilizzo del digitale può essere, se realizzato, diciamo, da amministrazioni competenti, può essere estremamente migliorativo della qualità della vita e anche capace di ridurre le disuguaglianze.
Grazie, chiarissimo Fabrizio Barca, anche molto concreto, grazie per questi esempi veramente concreti. Io ci restano pochi minuti, vorrei leggere però, sono arrivati due commenti di Maria Grazia Conti che ci dice: la condivisione di conoscenze dovrebbe essere il nuovo mantra per chi auspica un reale cambiamento. Mi chiedo perché la TV, che è lo strumento più efficace di divulgazione, ignora le vostre competenze. E poi Francesca Pacini, che torna sul tema della formazione e dice: sul tema della formazione, qual è stato il percorso e che contributo hanno dato gli ordini professionali e le associazioni di categoria? Lascio la parola. Sono meno pronto sulla seconda domanda, non amo parlare delle cose che non conosco bene e quindi passo, come si dice. Sulla prima invece mi sento di rispondere, è un punto importantissimo. Tra l'altro l'Italia ha nel sistema televisivo una dei due più grandi sistemi di broadcasting dell'Europa insieme alla BBC. La RAI è uno strumento ancora di grande potenza, di grande capacità, come mostra quando realizza dei progetti. Si è sentita la sua mancanza durante la pandemia in maniera clamorosa. Non tanto perché non ha ascoltato le nostre competenze, non sono quelle che devono essere sentite, ma perché non si è percepito, come invece la BBC si è percepita, come uno strumento fondamentale per i cittadini. Ha svolto una funzione, io credo, significativa nel dibattito pubblico, penso a tutti i talk show sulle pandemie varie, anche se con questa propensione italiana di creare il più possibile il massimo del conflitto, cosa che durante una fase pandemica dove c'è grande incertezza non è sempre stata una cosa positiva. Ma non voglio criticare questo, perché questo fa parte della libertà di informazione, ma mi riferisco a un altro. Noi sentiamo il bisogno di avere il Manzi del 2021. Manzi era il maestro che insegnava sulla televisione italiana del dopoguerra e che una trasmissione che si chiamava Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi era rivolta a persone che non erano che per via della povertà, della guerra, non erano state alfabetizzate e insegnava a parlare, a leggere, a fare gli strumenti fondamentali a milioni di persone. Questa funzione oggi si potrebbe realizzare nel digitale, ma quante cose straordinarie si potrebbero fare proprio per rimanere sul punto nella formazione critica del digitale. Quanto potrebbe fare la televisione? Quanto avrebbe potuto fare durante la pandemia per migliorare, che so io, la qualità dell'insegnamento a distanza? Noi abbiamo avuto un insegnamento a distanza che ha riguardato 10 milioni di ragazzi. Molti insegnanti hanno fatto cose meravigliose, cose straordinarie, altri non le hanno fatte perché non le sapevano fare, perché la qualità degli insegnanti è estremamente diversa a seconda dei luoghi, dei territori e in quei casi noi avevamo bisogno di modelli e la cosa più impressionante è stata la seconda botta della pandemia, perché la prima era di sorpresa, ma porca miseria, ci siamo ritrovati di fronte al ritorno senza che fossero stati suggeriti 10-12 modelli significativi di insegnamento a distanza. L'insegnamento a distanza può essere vivace, può essere innovativo, può essere mortale, ancora più mortale che un insegnamento mal fatto dal vivo. Ecco, da questo punto di vista il pubblico è mancato, la comunicazione è mancata e la domanda è estremamente appropriata. Mi auguro che su questo le straordinarie potenzialità di uno dei più grandi sistemi di informazione pubblica che esista in Europa possa essere messo a migliore uso. Grazie, grazie mille per l'intervento e la risposta. Io ringrazio, voglio veramente ringraziare tutti gli ospiti di questa sera, è stato un incontro interessantissimo e invito chi vuole comunque a scriverci anche alla nostra mail lucafutura@gmail.com. E ringrazio nuovamente il sindaco Stefano Giovacchini e Fabrizio Barca per la loro presenza e testimonianza stasera. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie davvero, gran piacere incontrarvi. Nostra.